I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 6 persone legate alla cosca di 'Ndrangheta dei Nasone Gaietti, che opera a Scilla nel Regino. Al centro dell'indagine, denominata Operazione Alba di Scilla 2, la pressione estorsiva che la cosca avrebbe esercitato su imprenditori e commercianti locali, con particolari interessi delle famiglie mafiose sugli importanti appalti dei lavori dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, con furti e danneggiamenti sul territorio per imporre la forza intimidatrice della 'Ndrangheta. Particolarmente preziosa per lo sviluppo delle indagini è stata la decisione coraggiosa da parte di alcuni imprenditori di non sottostare al gioco mafioso e di denunciare le arroganti richieste estorsive. Rilasciavano certificati sanitari che accertavano patologie incompatibili con il carcere al fine di favorire esponenti delle cosche di 'Ndrangheta. In manette 6 persone, 4 medici e 2 mogli di esponenti della criminalità organizzata, arrestate stamani dai carabinieri del ROS e dal comando provinciale di Cosenza. Al centro dell'operazione Villa Verde ci sono i rapporti di complicità tra alcuni medici e le cosche Fora Stefano di Cassano Ionio e Arena di Isola Capo Rizzuto, finalizzati a evitare il carcere agli affiliati. 2 dei camici bianchi sono in servizio nella struttura sanitaria Villa Verde di Cosenza, uno è primario in una struttura pubblica a Reggio Calabria e l'altro è medico legale a Catanzaro. I carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia nel corso della notte hanno tratto in arresto Domenico La Vecchia, 38 anni, accusato del tentato omicidio di Salvatore Stambè, il pastore ferito in modo grave l'8 luglio scorso. L'arresto è avvenuto nelle campagne di Francica dopo che La Vecchia si era reso irreperibile. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe sparato dopo una lite per questioni di pascolo. Incidente mortale oggi sulla strada statale 106 Ionica nella frazione di Bocale a Reggio Calabria. A perdere la vita un uomo di 52 anni, Salvatore Cara. 2 autovetture si sono scontrate in un tratto rettilineo della strada. Secondo i primi rilievi, l'auto sulla quale viaggiava la vittima stava svoltando a sinistra quando, per cause ancora in corso d'accertamento, sarebbe stata tamponata da un Audi. Nell'incidente sono rimaste ferite altre 2 persone. Sul posto una squadra dell'ANAS per la gestione della viabilità provvisoriamente deviata sulla Vecchia 106. È stato festeggiato a Catanzaro il santo patrono della città, San Vitaliano. Sono state più di 600 le persone che hanno accompagnato il santo in processione per le vie del centro storico del capoluogo. San Vitaliano, ha detto nella sua omelia Monsignor Vincenzo Bertolone, con la sua esemplarità di vita ci aiuta a riflettere sulla strada maestra che non dobbiamo mai lasciare, quella della fede profonda ed operosa. L'arcivescovo inoltre ha rivolto un appello alla politica. La politica, ha detto, si lascia illuminare nelle sue scelte dal Vangelo e guidare dai principi della dottrina sociale della Chiesa per costruire una nuova cultura sociale fondata sui valori della solidarietà, della partecipazione, della giustizia e della legalità.